Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni. Per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia, è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Come qualcuno ci credeva poco che la prima giornata di carnevale fosse gratuita. Tutti alla festa, tutti alla festa. Nella prima uscita del Carnevale di Cento, dopo un anno di stop forzato, al di là dei super ospiti per l'occasione Joe Bastianici di Masterchef, la redazione di Tacquino Centese Web TV ha pensato che, dopo un periodo travagliato, sia doveroso lasciare la parola sul campo ai carristi. Un saluto, sindaco! Non è maniera dire che è un'emozione rivedere questo palco e questa folla, perché sapete tutti che l'anno scorso siamo stati fermi un anno per colpa del terremoto e quest'anno siamo ripartiti, è una notizia straordinaria per tutta la nostra città, grazie a tutti quelli che sono qui oggi a festeggiare con noi un giorno importantissimo. Il carnevale fa parte della nostra vita, fa parte della nostra tradizione, è sicuramente la manifestazione che rende Cento più famoso in Italia e non solo. Vera anima del Carnevale di Cento. Senza loro e senza il loro sacrificio il carnevale non ci sarebbe. In 5 giornate abbiamo tempo per parlare dei VIP. Siamo con Marco Lolli del riscatto. Marco, allora cosa possiamo dire? Si parte finalmente o purtroppo? Io direi finalmente si parte, dopo tanto tempo chiusi dentro il capannone, il tempo non è stato logicamente come tutti sanno, 15-20 giorni non si riescono a fare i miracoli, secondo me abbiamo fatto il miracolo di ripartire, una cosa che spero sia capita da chi organizzerà i prossimi carnevali, che quest'anno è stato fatto in poco tempo, ci vorrà molto più tempo per portare un'altra volta il carnevale a certi livelli e anche come soldi, perché purtroppo si parla sempre di quattrini, speriamo che ci siano enti o organizzatori o sponsor che permettano di tornare a dei livelli di sponsorizzazione per il carro
di materiale per il carro che ci porti ancora ad alti livelli. Speriamo tanto che sia vero, lo credo e lo spero. Siamo con Giancarlo Dinelli della Società Risveglio. Giancarlo, una domanda: si parte finalmente o purtroppo? Io direi finalmente, anche perché i gruppi è stato anche duro tenermi i ragazzi, i giovani, tutto. Noi anziani andiamo avanti, però se non riusciamo a tenere qua i giovani, c'è dopo una fatica esagerata a fare il carnevale. Siamo stati fermi un anno causa forza maggiore. Quest'anno dovevamo ripartire, assolutamente. I tempi sono stati molto stretti, però nella voglia e tutto di ripartire ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto facciamo e andiamo avanti. E se devo dire una cosa in più, che questo è un orgoglio più o meno per quello che riguarda il Risveglio, quest'anno abbiamo voluto accontentare chi di dovere facendo un carro costruito tutto a 100. Se in futuro ci sarà una struttura, qualche stabile dove poter lavorare, siamo in grado di fare noi le maschere e non essere più condizionati da altri carnevali. Io spero, come è stato chiamato, l'anno zero, che questa sia la ripartenza. Bene, siamo con Gottero della Società Risveglio. Allora, faccio una domanda come ho fatto agli altri, Gottero. Si parte, finalmente o purtroppo? Ho fatto in 8 giorni, un po' diverso la cosa. Grazie ai ragazzi di Toponi che ci sono messi insieme a noi, un grazie sentito da tutti noi, perché senza di loro non si faceva niente. Però va bene così, perché il carnevale deve esserci. Un anno di fermo era già abbastanza. Quindi era ora di ripartire, diciamo, sì, al di là delle polemiche Le polemiche argine. E va bene così. E grazie ancora ai Toponi, questo bisogna sottolinearlo. Siamo con Paolo Zanarini della società Mazzalora di Corporeno. Paolo, si parte finalmente o purtroppo? Direi finalmente. Cento non poteva rimanere senza carnevale ancora un altro anno. Secondo me è una risorsa per la nostra città e sono convinto che non farla sarebbe sicuramente una cosa fatta male. Quindi noi abbiamo fatto quello che potevamo, però diciamo finalmente si è fatto carnevale. Grazie. Bene, ti ringraziamo Paolo. Paradise. Food wine, aperitivi, colazioni e pasticceria di propria produzione, compleanni, cerimonie e cene aziendali in un ambiente confortevole e accogliente. Catering interno e ristorante carne e pesce su prenotazione con soppalco privato. Luogo di incontri in un ambiente esclusivo. Luogo di complicità. La cucina offre prodotti tipicamente locali. La sfogliata paradiso, solo da Paradise.